Non ce l'ha fatta il ventenne che sabato sera in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto e è morto oggi agli ospedali civili di Brescia. È iniziata oggi la campagna vaccinale per l'influenza. Attenzione, gli esperti prevedono in Italia almeno 14 milioni e mezzo di casi. Pioggia e temperature in forte discesa. Le massime arriveranno a 15 gradi. Domani arriva di fatto l'autunno. Grande vittoria del Brescia che Rigamonti batte la Cremonese 3-2 e guadagna il terzo posto in classifica. Star Brixia, agente per Findomestic Banca. Contattaci all'800 14 55 39. Buonasera dal telegiornale, dunque la cronaca in primo piano, l'avete sentito dai titoli, purtroppo non ce l'ha fatta il ventenne che sabato pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Tremosine con la sua moto, si è scontrato con un'auto, è morto oggi agli ospedali civili di Brescia. Alla fine non c'è stato nulla da fare e il dramma si è trasformato in una nuova tragedia, in una nuova giovane vita spezzata sulle strade della provincia di Brescia. Leonardo Osti è morto all'ospedale civile, dove era ricoverato da sabato dopo che era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente nella sua Tremosine. Il ragazzo, residente nella frazione di Vesio, era in sella alla propria moto in via Europa quando si è scontrato contro un'automobile. La ricostruzione della dinamica è al vaglio dalle forze dell'ordine, ma secondo le prime ipotesi pare che l'auto si fosse immessa mentre il giovane stava transitando con la sua due ruote. Il violentissimo impatto lo ha quindi sbalzato a terra sull'asfalto. Immediati i soccorsi sul posto con il disperato volo in elicottero verso l'ospedale. Purtroppo le ferite riportate erano davvero troppo gravi e non gli hanno lasciato alcuno scampo. E c'è da registrare di nuovo un infortunio sul lavoro nel Bresciano. Un operaio a Flero è stato ricoverato prima in codice giallo, poi in codice rosso, trasferito addirittura all'ospedale di Milano per l'infortunio subito. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni nel Milanese l'operaio di 37 anni che attorno alle 11 di martedì mattina è rimasto vittima dell'ennesimo infortunio sul lavoro in provincia di Brescia. L'incidente, la cui dinamica è attualmente al vaglio dei carabinieri di Verola Nuova, è avvenuto a Flero alla Olivini Giuseppe di via Maiorana. Secondo quanto riferito da Areu, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto un tubo riportando seri traumi ad un braccio. Inizialmente i soccorsi erano stati allertati in codice giallo, ma evidentemente la situazione si è rivelata più grave di quanto ipotizzato. Infatti i soccorritori del 118 giunti sul posto con ambulanza e automedica hanno aumentato l'urgenza passando al codice rosso per il trasporto in ospedale. Era presente come sempre nel caso di infortuni nei luoghi di lavoro il personale della TS di Brescia. E rimaniamo ancora nella cronaca ma sfociamo nella giudiziaria perché è stata aperta l'indagine per la morte della maestra 45enne deceduta qualche giorno fa all'ospedale civile di Brescia. È stato indagato, è scritto nel registro degli indagati, il compagno della donna. È stato iscritto nel registro degli indagati il compagno di Carmela Girasole, l'insegnante di scuola elementare di 45 anni, morta all'ospedale civile di Brescia. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale, ma l'agenzia ANSA fa sapere che l'iscrizione dell'uomo non è che un atto dovuto a garanzia dell'autopsia eseguita proprio in queste ore. In attesa del referto del medico legale, pare che la causa del prematuro decesso della donna sia stata un aneurisma. Il PM Francesco Milanesi, con questa indagine, vuole però escludere altri eventi traumatici precedenti. È stato il compagno stesso a portarla al pronto soccorso nei giorni scorsi. Non era la prima volta, infatti l'insegnante si era già presentata altre volte in ospedale lamentando forti dolori alla testa, riferendo anche di essere caduta. Vista la situazione e forse anche qualche livido sul corpo, i medici del maggiore nosocomio cittadino avevano contattato le forze dell'ordine, che però non erano mai riuscite a sentire la donna. Dopo un intervento chirurgico d'emergenza era infatti stata trasferita in rianimazione, dove purtroppo è sopraggiunto il decesso. Lieto fine per nella storia di un fungaiolo che si era disperso in Trentino, è stato ritrovato fortunatamente con un lieto fine, dicevamo, l'uomo è di Gavardo.
Si sono concluse attorno alle 23:30 di lunedì, fortunatamente nel migliore dei modi, le operazioni di ricerca di soccorso di un fungaiolo disperso nei boschi di Castelcondino in Valle del Chiese, provincia di Trento. L'uomo era un 68enne bresciano, per la precisione di Gavardo. A lanciare l'allarme è stato un amico che si è preoccupato quando non lo ha visto tornare al punto di ritrovo dopo la giornata in montagna e non riusciva nemmeno a contattarlo telefonicamente. Erano circa le 17:30 e la sua chiamata al numero unico per le emergenze 112 ha fatto scattare le ricerche. Inizialmente le operazioni si sono concentrate nella zona di Malgatable, sopra l'abitato di Castelcondino e di Cima Pissola, che era l'ultimo punto in cui si sapeva che l'uomo fosse passato. Con l'intervento delle squadre di terra del soccorso alpino e speleologico, i vigili del fuoco, volontari e i permanenti con i droni, oltre al corpo forestale. Il sorvolo effettuato dall'elicottero della Guardia di Finanza, dotato del sistema IMSI Catcher per la localizzazione di telefoni cellulari, ha permesso di restringere il campo delle ricerche nella zona della località d'Arano. Intorno alle 21 l'uomo è stato individuato dalle squadre di terra cosciente e in buono stato di salute, con escoriazioni e lieve ipotermia. Aveva perso l'orientamento ed era scivolato. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure, dopodiché lo hanno imbarellato e trasportato a valle fino a Castelcondino, dove è stato affidato all'ambulanza. E adesso veniamo all'influenza che sta cominciando ad arrivare anche nella nostra provincia. Oggi l'invito dell'assessore regionale Bertolaso a vaccinarsi. Ma credo che ci ricordiamo tutti il disagio, le difficoltà e anche i dolori e le ansie dell'influenza dell'anno passato, senza andare troppo indietro con drammi molto più gravi degli anni precedenti. Con un semplice vaccino risolviamo questo genere di difficoltà, per cui esorto tutti a vaccinarsi contro l'influenza. Non vi sono assolutamente effetti collaterali, non vi sono conseguenze successive. È un investimento importantissimo che dobbiamo fare tutti per garantirci un livello di salute migliore. Vera prevenzione è quella per la quale noi ci battiamo e che abbiamo messo al primo punto delle nostre attività e del nostro impegno. Lo scorso anno, ricordiamo i dati dell'antinfluenzale, 150 in terapia intensiva e 51 decessi, numeri che certamente fanno pensare. Sì, con poi i reparti di medicina intasati, i pronto soccorsi strapieni di persone, attese di ore e ore con quelle che sono state poi le conseguenze anche in alcuni casi spiacevoli, e quindi tutto un pacchetto di difficoltà e di problemi, parlo da esperto di emergenze, che si può risolvere tranquillamente per quello che riguarda i grandi con una puntura, per quello che riguarda i più giovani addirittura con uno spray nasale. Quindi non vedo le motivazioni, non c'è una sola ragione per la quale non si debba vaccinare. Ecco, parlando di influenza, gli esperti prevedono in Italia una cosa come 14 milioni e mezzo di casi. Un italiano su due esprime preoccupazione per la prossima stagione influenzale, temendo che i virus possano essere particolarmente aggressivi e contagiosi, come accaduto lo scorso anno. Nonostante ciò, il Covid-19 sembra aver perso centralità nelle preoccupazioni quotidiane, anche se due italiani su tre, sia uomini che donne, sono consapevoli che il virus non è scomparso e che potrebbe tornare in nuove varianti. È quanto emerge da una ricerca condotta da Human Highway per AssoSalute, Associazione Nazionale Farmaci di Automedicazione, parte di Federchimica. Quest'anno la stagione delle infezioni respiratorie non si è mai veramente conclusa. Anche durante l'estate, ha commentato Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Milano, a causa degli sbalzi termici, i livelli di contagio non sono scesi sotto la soglia critica, con una persistenza di infezioni causate non solo da virus influenzali, ma anche da virus cugini, come il virus respiratorio sinciziale, il rinovirus, il metapneumovirus e i virus parainfluenzali, insieme al contributo del Covid-19 e di alcuni batteri che hanno provocato problemi polmonari. Questi virus continueranno a circolare anche nella prossima stagione, che sarà, prevede l'esperto, piuttosto intensa, simile a quella del 2022 e più vivace rispetto allo scorso anno, con circa 14 milioni e mezzo di casi di influenza e infezioni respiratorie, tra cui il SARS-CoV-2.
Parlando di influenza, certo non siamo facilitati dalla situazione meteorologica, anche perché con oggi salutiamo a quanto pare il bel tempo e le temperature gradevoli che ci hanno accompagnato perlomeno fino alla giornata di ieri. Da domani a tutti gli effetti arriva l'autunno, temperature massime che saranno intorno ai 15 gradi. Sta per arrivare una prima perturbazione atlantica, la vediamo dal satellite, la parte avanzata ha già raggiunto il nord Italia portando delle nubi e le prime deboli piogge, in particolare sulle zone alpine. Sarà soprattutto mercoledì che questa perturbazione sarà in azione sul nord Italia, portando rovesci, piogge e anche dei temporali, soprattutto tra Levante, Ligure e Toscana, e poi sul Triveneto, con fenomeni anche localmente abbondanti sulla Friuli Venezia Giulia. In questa prima fase il sud resterà più ai margini, con tempo ancora in prevalenza asciutto, ma poi tra giovedì e venerdì si approfondisce un vortice di bassa pressione sul Tirreno, che impegnerà praticamente tutte le nostre regioni, portando un maltempo diffuso autunnale, con fenomeni anche temporaleschi, soprattutto sui versanti tirrenici. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione piuttosto sostenuta, venti intensi da sud generalmente, raffiche anche oltre gli 80-90 km/h, che porteranno dunque anche a mareggiate, mari molto agitati e localmente anche in burrasca. Dal punto di vista delle temperature, il clima sarà pienamente autunnale, ma lo è già in questi giorni, ma ancora di più poi giovedì al nord, dove non si supereranno i 13-15 gradi. Ultimi scampoli estivi invece al sud, vedete, con una notevole differenza, soprattutto in Sicilia, che ancora sarà caratterizzata da temperature vicine ai 30 gradi. Per tutti i dettagli, come di consueto, vi rimando al nostro sito o all'app di Trebi Meteo. Voltiamo pagina, parliamo di economie, parliamo di alberghi storici con il riconoscimento di Regione Lombardia. Con la Giunta regionale abbiamo immaginato di poter premiare tutte quelle attività storiche dell'accoglienza che hanno più di 50 anni di permanenza sul nostro territorio. Un mondo di imprenditori, quindi ci sembrava più che doveroso potergli riconoscere il grande lavoro che fanno ogni giorno nel mondo dell'accoglienza. Ogni anno ripeteremo chiaramente il premio. A loro va il nostro ringraziamento perché in questo momento Regione Lombardia sta esprimendo dei numeri veramente incredibili. Mi piace ricordare che un turista quando arriva sul nostro territorio, quello che spende per la camera non è altro che un 20% di quello che in realtà poi spende durante la sua vacanza e quindi insieme anche a tutti gli altri assessori abbiamo anche costruito dei percorsi per un racconto sempre più incredibile di una regione che ormai si esprime con tutti i turismi possibili. Rientriamo invece in città, ci trasferiamo, anzi vi raccontiamo in anteprima un evento che avverrà intorno al 20 di ottobre, 24 di ottobre, in castello, perché da quest'anno, speriamo che sia appunto la prima di tante edizioni, arriva Misteria, la manifestazione che di fatto prende un po' il testimone di Cid Neon. Ecco le menti diaboliche di Misteria. Cosa succederà? Succederà moltissimo. In 4 giorni, dal 24 al 27 di ottobre, poco prima di Halloween, animeremo il castello di giorno con incontri, conferenze, laboratori, giochi da tavolo, giochi di ruolo e soprattutto la sera, dalle 18:30, con un grande festival delle luci. Ha detto che non è un Luna Park. Non è un Luna Park, è un progetto culturale centrato sul fantasy, l'horror, la fantascienza, appunto con libri e anche installazioni luminose che riprendono la suggestione di Cid Neon che abbiamo organizzato per 3 anni in castello. Grazie che ci consente questo progetto, Fondazione Cariplo, Comune di Brescia, i nostri sponsor. Chi volete coinvolgere? Soprattutto i bambini e i ragazzi, ma le famiglie insieme con loro, proprio perché il fantasy, la fantascienza e l'horror sono generi molto amati dai più giovani. Due info tecniche e pratiche. Allora, di giorno l'accesso a tutti gli appuntamenti è gratuito, salvo per i laboratori per bambini in cui è prevista la prenotazione per ovviamente la capienza limitata degli spazi. La sera si entra solo con un biglietto unico a 7 euro, mentre è gratuito l'accesso per i bambini da 0 a 4 anni. Dopo Libris è anche Misteria, quindi cioè, BCC è molto presente nella cultura, ma anche nelle novità che riguardano la cultura a Brescia. Sì, esatto, abbiamo pensato che Misteria fosse l'occasione per avvicinare un pubblico più giovane, ma nello stesso tempo per dare un significato di continuità agli investimenti nella cultura che stiamo facendo su Brescia e non solo.
Abbiamo parlato prima dell'arrivo dell'autunno, della stagione fredda, delle temperature. Lasciatemi recuperare una notizia perché avrei dovuto darvela subito dopo. Vi porto sul nostro giornale online ed eccola qui. Con la stagione fredda arrivano anche le limitazioni anti-smog. Ormai ci siamo praticamente abituati. In buona sostanza, le ulteriori limitazioni alla circolazione dei mezzi più inquinanti. In realtà è una selva di norme che vanno a intrecciarsi con gli stop permanenti in alcuni comuni che prevedono diverse deroghe. Durante tutto l'anno, infatti, sono già bloccate dal lunedì al venerdì le auto Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 e Euro 2 benzina, metano, GPL o diesel, Euro 3 diesel, Euro 4 diesel in orario diurno nei comuni di fascia 1 o fascia 2. Lo stop è invece totale e ovunque per le moto a due tempi Euro 0. Se si sale all'Euro 1 le limitazioni sono in vigore dal 1 ottobre al 15 marzo in orario diurno per i giorni feriali. Ricordiamo che gli stop non si applicano in autostrada, su strade di interesse regionale come la tangenziale sud di Brescia, sui tratti di collegamento tra le autostrade e la tangenziale sud, gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche. Poi tutto il dettaglio lo trovate appunto sul nostro giornale online. Breve pausa e tra poco lo sport, rimanete con noi. Centro commerciale Rondinelle, ti conquista ad ogni acquisto. Situato in Roncadelle, è un elegante complesso con spazi ampi e accoglienti, una vastissima gamma di opportunità per i tuoi acquisti. Centro commerciale Rondinelle, emozioni di shopping. Buona serata anche agli amici sportivi, naturalmente parliamo di Brescia con la vittoria sulla Cremonese, un bel 3-2 e un bel terzo posto in classifica. Fabio Pettenò. Il Brescia fa suo il derby dell'Olio vincendo contro la Cremonese per 3-2 davanti a circa 10.000 spettatori. Una partita davvero sensazionale, quella delle Rondinelle, specialmente nei primi 45 minuti, quando la squadra guidata da Rolando Maran in panchina dava davvero il meglio di se stessa. 3-0 all'intervallo, frutto dei gol di Besaggio ad aprire le danze, ad una straordinaria cavalcata con annesso un slalom speciale di Gennaro Borrelli e poi dalla perla su calcio di punizione di Verret. Un Brescia che era sospinto dai suoi tifosi, un stadio quasi incredulo davanti alla prestazione del Rondinelle. Nella seconda parte di gara, complice anche un po' il rilassamento della squadra di Maran e dei cambi operati dalla Cremonese, la Cremonese raggiungeva addirittura il 3-2. Gol di Nasti su calcio d'angolo di testa e poi la punizione di Bonaiuto. Finale con 6 minuti di recupero a sancire di fatto un pochino di più quella che era la preoccupazione e la paura dei tifosi del Brescia, che poi esplodevano di gioia al triplice fischio finale dell'arbitro Eroldi, che consegnava al Brescia 3 punti importanti, la vittoria nel derby che mancava da un po' di tempo e soprattutto il terzo posto in classifica. Ora domenica altro derby, si gioca alle ore 15 contro il Mantova dei tanti ex bresciani, Possanzini e Botturi su tutti, e noi ovviamente saremo pronti a raccontarlo con Diretta Stadio. Sentiamo le parole di mister Maran nel dopo partita. Io credo quando ho già incontrato squadre come la Cremonese di quest'anno è impossibile pensare di finire una partita senza soffrire, però avere il mezzo di fare 3 gol, di creare altre occasioni per di far diventare ancora più rotondo il risultato, credo non sia da tutti. L'abbiamo fatto con grandissima qualità, grandissimo sacrificio, con un atteggiamento incredibile, e poi probabilmente tutto questo pressare a finalizzare il campo, cosa che non è facilissimo fare contro di loro, anzi è difficilissimo farlo contro di loro, è ovvio che poteva portare ad abbassare i ritmi nel secondo tempo, quando non ci hanno passati i ritmi, poi loro hanno trovato due grossi calci piazzati. Io credo che però sono stati in controllo, al di là dell'ansia finale che mi viene perché magari vedi la possibilità di far svanire una vittoria che hai meritato sul campo in maniera incredibile, con un grandissimo atteggiamento, una vittoria proprio positiva, tirando tantissime porte, cercando di essere, rischiando anche poco, veramente, perché rischiando poco. E credo che appunto ci siano sempre più partite nella partita. Oggi si sapevamo, era difficile riuscire a mantenere quel tipo di gara
per tutta la gara, però siamo andati vicini a farlo, siamo stati bravi a leggere anche la seconda parte di gara, dove magari dovevamo essere un po' più in controllo e coprire un po' gli spazi del campo. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, non si fermano le notizie che ovviamente continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, livebrescia.tv, e tutte le notizie che trovate anche sul vostro telefonino, ovviamente grazie all'app di Live, downloadabile gratuitamente da Apple Store, da Google Play, sui nostri profili Telegram e WhatsApp e poi sui profili Instagram e Facebook. Ci rivediamo tra poco con 7:30, stasera puntata fra l'altro molto particolare, con un tema sicuramente importante, perché parliamo di teorie di conversione con un ospite che ha realizzato con Elisa, che ha realizzato una inchiesta proprio su questo tema che ha toccato anche il bresciano. Quindi l'appuntamento è tra pochi minuti a 7:30 per parlare appunto con Elisa Belotti. Alle 21 invece stasera è martedì, l'appuntamento è con l'economia e con l'appuntamento con l'economia è di casa con Massimiliano Del Barba, suo ospite stasera è l'assessore Poli, Andrea Poli. Mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti.